sensazione prevalente? Qual è? Batticuore, emozione? Guarda, non mi aspettavo di essere così emozionata, credevo di essere, di avere le spalle larghe, come si dice, però evidentemente il rapporto con le radici è sempre quello che ti mette più in subbuglio. Ci sono persone, adesso ho appena incontrato vicini di casa, persone con cui sono cresciuta, tra cui adesso uno qua che scatta le foto, la migliore amica di sempre, e come dire, sì, tanta emozione, però anche fierezza, perché comunque è un film coraggioso. Credo che non ce ne siano tanti così in Italia, e la regista Francesca Comencini è di grandissimo talento e sono orgogliosissima che mi abbia scelto per fare questa parte in questo film, che è travolgente, direi, come aggettivo userei travolgente, nel senso che salta dall'alto in basso, dalle risate al pianto in continuazione. È stato bellissimo farlo. Ed è ancora bello adesso vederlo al cinema, vedere le reazioni delle persone, chi mi scrive, eccetera. Adesso vediamo cosa succede ad Ancona, quindi non posso dirlo, siamo prima, vediamo dopo cosa succede. Cosa ha messo di lei? Si è messo qualcosa nel personaggio di Claudia, che è un personaggio travolgente? E diciamo cosa ho messo. Dunque, ho messo la passionalità, l'esagerazione a volte, l'insicurezza, e la voglia di verità, e una certa forza luminosa che il personaggio un po' chiedeva, nonostante poi attraversa questo dolore. E è una luce che è data anche dall'atmosfera intorno, non l'ho messa solo io, è data dalla stagione in cui abbiamo girato, che era maggio e giugno, e quindi la luce è accecante di questo film, te la porti dentro, chiudi gli occhi e ancora immagini questa luce del film. E è questo, ho cercato di mettere una verità di sentimento, una sincerità di sentimento. E la luce di Ancona, parlando di luce, com'è? Beh, la luce della sua città. È una luce che viene, che attraversa il mare, che si allarga sugli orizzonti grandi del mare, quindi sicuramente è una luce che è simile in un certo senso a quella del film. È una bella luce. Grazie. Prego. Grazie.